c'è sempre stato in mezzo al traffico di Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona. Ti è capitato, già lo sai da te. Se non c'è sempre stato, te lo dico io com'è. Cosa pensa di questi blocchi dell'auto per evitare l'inquinamento? Non servono a niente. Per me va bene che blocchino un po' le macchine, perché effettivamente, insomma, siamo in una situazione un po' grave. Noi siamo in motorino, io sono incinta di 9 mesi, mi sembra una stupidaggine. Non lo so, guardi, vado proprio di corsa per prendere la metro. Fatto così no, assolutamente no, non serve a niente. Però mettere anche mezzi pubblici in più, perché sennò senza mezzi pubblici come fai ad andare al lavoro? Meglio non farlo, perché tanto questo inquinamento non verrà mai via. Dovrebbe essere molto più utile se facessero, incentivassero l'acquisto di auto ibride come quella che ho io. E poi il problema è anche il riscaldamento, penso. Opportuna, può creare un po' di problemi agli automobilisti, lo dico io che sto qui a Roma da molto tempo, insomma, però, come dire, l'inquinamento è alle stelle. Bella, rimane il treno, sempre gagliardo, pare fatta apposta per chi può arrivare in ritardo. Cosa bisognerebbe fare? Cambiare la tecnologia alle auto. Assolutamente rispettare i principi ambientali, nonché mettere a disposizione anche dei contenitori tale per cui ci sia un riciclo vero, non un riciclo a parole. Un'azione quotidiana per l'ambiente. Cosa fa lei? Levo le buste di plastica dalla spiaggia l'estate. Io cerco di fare la differenziata, lavo tutto. Niente di particolare, faccio la raccolta differenziata, vedo che nessuno poi la rispetta, o meglio, che l'ama non la rispetta. Faccio benissimo la differenziata, la plastica, anche se ce l'ho in casa una marea, perché è tutto pieno. Se le dico Green New Deal, lei cosa mi risponde? Green New Deal. Non ho idea che significhi. Credo il fatto che adesso il futuro dovrebbe essere verso il verde. Perfettamente d'accordo. Sì, è giusto, il Green New Deal magari. Però poi deve essere prodotto con l'energia rinnovabile. Green New Deal? In futuro spero in una giornata verde sempre. No, sincero, non ho sentito parlare di Green New Deal. Mi informerò, perché insomma è una promessa che faccio alla 7. Cos'altro si può fare secondo lei? Questo non lo so. È da pensarci e purtroppo questo traffico appunto un po' mi onnubila la mente.